Al via la 12ª edizione di Etnofilm Fest, il rinomato festival dedicato alla produzione documentaristica italiana, intitolato quest'anno a Eros e Thanatos. Si terrà a Monselice dal 30 maggio al 2 giugno, sempre capitanato dal regista e antropologo Fabio Gemo. Cresce di anno in anno e si conferma uno degli eventi culturali più importanti per la nostra provincia, un festival che ha sede a Monselice, che ormai per la sua importanza diventa anche stretta la sede di Monselice perché vengono richieste anche maggiori sale e quindi un festival anche destinato ad ampliarsi in tutta la provincia, sapendo che il centro è quello poi di Monselice, dove è nato, dove si sta sviluppando e dove questo festival sta creando un grande indotto culturale per la zona del Monselicense, per la zona dei Colli Uganei, quindi la provincia è ben lieta di patrocinare, di sostenere questo festival, come sostiene tutte le attività culturali che sono presenti nel nostro territorio. E io oggi ho lanciato un'iniziativa. Le prime degli eventi culturali possono essere benissimo ospitate nella Casa dei Comuni, nella casa dei 102 comuni della provincia di Padova, che è la provincia, nella splendida sala consiliare di Palazzo Santo Stefano. Quest'anno è la 12ª edizione ed è dedicata a questo rapporto tra Eros e Thanatos, tra questa forza, come dire, vitale che è quella che ci fa vivere tutti i giorni e nello stesso tempo però in relazione con quello che è il limite del nostro vivere, e cioè la morte. Va detto che questi due termini di confronto attraversano la storia umana, quindi non è un'idea di Fabio Gemo. Ma spesso non sono trattati oppure si trattano parzialmente. L'eros spesso si confonde con l'erotismo e non è solo questo. Il tema della morte invece è un tema che da noi, nella cultura occidentale, negli ultimi almeno 50 anni è andato completamente scomparendo. È un tema, come dire, che è rimosso. E invece il tema della morte è un tema fondamentale perché è quella che dà in qualche modo la cornice e senso a quella che è la vita. Quindi non qualcosa di, non è una visione negativa, ma anzi è quella che dà una forza enorme al vivere e il senso alla vita. Il festival è sempre stato gratuito, continua ad esserlo. Inizia il 30 di maggio e termina il 2 di giugno, quindi è un weekend, diciamo, lungo. Apre con il 30 maggio con la presentazione della mostra di Saturno Buttiglione, uno dei più importanti illustratori che abbiamo qui, italiani e veneti, ma conosciuto in tutto il mondo. A seguire ci sono poi 10 documentari selezionati tra 400 che potranno essere visti nel corso delle giornate e una serie di appuntamenti e di incontri. Per ricordare qualcuno, sicuramente la presenza di Vittorino Andreoli, che è psichiatra di fama mondiale, che parlerà proprio sul tema Eros e Thanatos nel mondo contemporaneo. Voglio ricordare la presenza di Cecilia Mangini, la prima documentarista donna in Italia, reduce da Cannes proprio in questi giorni. E un altro evento, incontro che posso ricordare, sicuramente la presenza di Silvano Agosti, che sarà presente domenica 2 con un incontro e poi anche con un omaggio alla sera del suo straordinario documentario D'amore si vive.